Mister Canonico è qui con noi su Stadio Radio. Buonasera, mister. Buonasera a voi, grazie, buonasera. Allora, mister, io le chiedo, per quanto l'ambiente lo conosce benissimo, però che tipo di emozione sarà domani sedersi ed essere irresponsabile di quello che accade, ecco? Bene, innanzitutto tengo a ringraziare sicuramente la società per la grandissima opportunità professionale che mi ha concesso. È chiaro che prima di tutto voglio dare il mio più grande saluto veramente dal profondo del cuore come collega, come uomo, come professionista e direi anche come maestro a mister Figliomeni. È stata una settimana particolare per me, però so quello che devo fare, so quello che dobbiamo fare, sono concentrato per la partita che ci tocca domani. Con la speranza e la consapevolezza che sappiamo quello che dobbiamo fare tutti. Ecco, domani arriva il Gallico Catona, che è una squadra esperta sicuramente per la categoria, molto navigata, che probabilmente ha bisogno di un cambio di passo in trasferta per raggiungere una salvezza tranquilla. Io immagino che, come dire, già vedere una mano diversa è un po' difficile, però la domanda che io pongo è anche questa: come si può migliorare una squadra che è già prima in classifica e che ha vinto anche la Coppa? Ecco, come dire, il suo lavoro sarà più sotto l'aspetto mentale o su altro, visto che già comunque lei faceva parte dello staff, quindi ha il polso della situazione sia per gli schemi che per quanto riguarda la tenuta fisica? Allora, in questa settimana sicuramente c'è pochissimo da variare, anche perché non c'è il tempo. Con la squadra sin dal primissimo giorno, anche se era agli ordini di mister Figliomeni, quindi posso dire di conoscere veramente tutto da parte dei giocatori, così come conosco tutto del Catona, perché mi occupo della relazione della squadra avversaria, lo facevo con molto piacere per mister. Abbiamo studiato nei dettagli tutto, come facciamo tutte le settimane. Questa settimana, ripeto, c'è poco da modificare, abbiamo lavorato soprattutto dal punto di vista mentale, perché è stata una settimana particolare, però la società ha dato l'input, tutti quanti noi, io in primis, io sono un dipendente della società, siamo dedicati a quello che ci è stato detto dalla società, quindi abbiamo lavorato bene, ci siamo preparati bene, siamo pronti a sostenere una sfida sicuramente importante contro una squadra che verrà a San Luca per cercare di fare risultato, ma troverà una squadra anch'essa pronta, perché abbiamo un solo imperativo domani, che è quello di vincere. Mister, il fatto di cominciare in casa è tra virgolette più rassicurante che farlo in trasferta, visto che comunque il pubblico di San Luca è sempre molto presente e molto caloroso quando appunto i giallorossi scendono in campo? A questo sicuramente, anche se grazie a Dio il pubblico di San Luca ci ha abituato a essere numerosissimo presente anche fuori casa, non l'ultima trasferta di Scalea, è un su cui io conto, i giocatori contano, ci sarà assolutamente anche per la partita di domani. Abbiamo qualche piccolo problemino, però vi siamo squalificati, però domani contiamo assolutamente sullo tutto. Io so più di tutti quanti gli altri, conosco molto bene l'ambiente, so cosa è capace di fare il pubblico di San Luca, è capace di trascinare veramente la squadra. È quello che vogliamo tutti quanti noi, perché è un momento tra virgolette particolare, tra virgolette, perché siamo primi in classifica. Ripeto, dobbiamo unire tutte le forze, ahimè lasciarci alle spalle tutto quello che è successo e fare quello che è stato fatto fino adesso, ovvero vincere.